L'arte per D'Annunzio è come la vita. Non ci sono differenze tra ciò che l'artista vive e ciò che l'artista produce. Scrittore, soldato, poeta e oggi c'è anche chi lo vede influencer. 160 anni fa nasceva a Pescara il Vate, era il 12 marzo del 1863 e quella data viene ricordata con un hashtag anche sul sito del Ministero della Cultura. La città ricorda il poeta un po' ovunque, non solo nei luoghi deputati come la casa di Corso Mantonè. Le mura di Pescara, l'arco di Mattone, la chiesa screpolata, la piazza coi suoi alberi patiti, l'angolo della mia casa Negletta, scriverà il Vate, lontano dalla sua piccola patria. La proposta di un monumento a D'Annunzio arriva dal parlamentare pescarese di Fratelli d'Italia Guerino Testa. L'idea è quella di mettere insieme, come solo l'arte sa fare, la carica innovativa della ricerca poetica e l'esperienza politica. L'auspicio è proprio quello, ovviamente io spero che il sindaco di Pescara accetti in buon grado quest'idea, da condividere ovviamente con la provincia, con la regione, perché è un patrimonio dell'intera regione, oltre che parlare di un patrimonio nazionale e internazionale. E penso che l'aver lanciato l'idea in questo anniversario importante possa essere il momento giusto. Un richiamo che apre le porte ad artisti nazionali e internazionali. L'auspicio è quello di vedere realizzata l'opera. Non la si può che immaginare come manifesta tensione tra tradizione e innovazione, tra radici ben ancorate alla propria terra e volontà di sconfinare altrove, ma sempre con il pensiero di un'epistola, di una lettera, di una piccola eredità che pare indirizzata a un solo affetto. E il gioco dell'arte, in quel momento, celebra il suo trionfo.